Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, un Polifemo ambientato nella splendida, io la chiamo tenuta, il B&B Albergo La Manna, San Vito Taranto, via San Vito, lo facciamo qui al fresco, in una serata piacevole, calda, ma anche con con qualche tocco, con qualche soffio di vento, che ci aiuta a vincere la calura estiva. Andiamo subito a salutare gli ospiti, parleremo del momento che vive Taranto, la vicenda Ilva e non solo. Quello che non si sta decidendo al Mise e i risvolti, le conseguenze anche economiche per il tessuto socio-economico tarantino e non solo. Salutiamo, dicevo, i nostri ospiti, la padrona di casa, la dottoressa Irene La Manna, titolare della struttura, nonché presidente dell'Associazione Taranto Turismo. Buonasera. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Buonasera. E Luciano Manna rappresenta Peace Link, l'associazione ambientalista Peace Link. Avevo anche invitato i 5 Stelle, i parlamentari, i consiglieri comunali, però ovviamente i consiglieri comunali hanno addotto motivazioni non so fino a che punto condivisibili e credibili. Massimo Battista ha detto che da oggi, martedì, giorno di registrazione, è in vacanza, in ferie, e quindi si vuole rilassare, si rilassasse pure. E Nevoli invece ha addotto impegni professionali. Quanto ai parlamentari, stanno a Roma, ma si sa, la loro è una vacanza capitolina a spese nostre, di noi contribuenti, visto i risultati molto scadenti che stanno producendo. L'amministrazione comunale, l'assessore, il vice sindaco Tilger, che doveva venire, si scusa perché un impegno istituzionale imprevisto ne ha impedito la presenza. Allora, partiamo subito. Intanto, prima di entrare nel merito delle vicende, analizzeremo l'incontro che si è tenuto appunto al Mise per capire cosa bolle in pentola, il mese di settembre si avvicina e le decisioni sull'Ilva andranno prese. Intanto, Irene La Manna, Taranto vive, e i tarantini vivono, come dire, tra coloro i quali sono sospesi. Questa cappa dell'Ilva, questa incertezza frena i tarantini, frena anche evidentemente anche un discorso di investimenti, parlo di investimenti nel campo turistico, ma al di là di questa situazione come sta andando la stagione e i suoi timori sulla vicenda Ilva proprio dal punto di vista della ricaduta turistica? Allora, la stagione estiva a Taranto ha dato degli ottimi risultati già a partire da marzo del 2018. Taranto e provincia hanno raggiunto il pieno assoluto, si ha davvero difficoltà. Sold out, come si dice per i concerti e le partite. Possiamo dirlo anche per Taranto a livello turistico. Quindi sicuramente un ottimo risultato per gli albergatori e per tutte le attività ricettive. Sicuramente il territorio Taranto, oltre a ciò che ci regala la natura, quindi il mare, e ci regala l'istituzione marina, quindi il Castello Aragonese e il museo, non offre molto, tanto che la maggior parte dei turisti visitano la provincia, ma già farli arrivare è un buon risultato. In merito alla vicenda Ilva, che dire, Taranto vive in un limbo, ma soprattutto ai tarantini piace vivere in un limbo, la storia lo racconta. La molle Tarentum, quindi. Però qui Irene La Manna, qui i tarantini subiscono le decisioni del governo, cioè alla fine che devono fare? Possono alzarsi e andarsi a sedere al tavolo delle decisioni, anziché... Ma tanto poi decidono sempre loro. È vero, ho capito, ma l'inerzia sicuramente non dà una bella impressione, insomma, e non lo ha mai data per il territorio tarantino. E allora è il momento di Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Lei è andato al Mise, ha visto un po' proprio, ha avuto modo di verificare de visu la situazione. Mittal
il gruppo Mittal ha esposto il piano ambientale sottoposto appunto alla vostra attenzione. Devo dire anche che forse a mio avviso c'è stata una dispersione proprio nell'affrontare noi problemi, perché avere 62 sigle, i tempi di intervento sono quelli e quindi la situazione insomma è abbastanza complessa anche dal punto di vista proprio dell'incontro, sarà stata complessa dal punto di vista dell'incontro. La impressione così che ho tratto dall'esterno è che Di Maio ha preso altro tempo e per il momento ha deciso di non decidere. Diciamo che il modo con cui è stata fatta questa riunione, per noi era la prima volta, come dire, in maniera così allargata, probabilmente, come dire, lui ha voluto lanciare un segnale anche rispetto alla comunità, alle varie sfaccettature, alle diverse, ai diversi punti di vista delle varie associazioni e quant'altro. È difficoltoso, lo dico, fare una riunione con 62 fra associazioni, sindacati, sindaci, governatori presenti. Infatti ieri non c'è stata la possibilità poi di sviluppare. Perché poi il tempo di intervento si riduce a 40 secondi. Era un minuto a testa, sì, ma si potevano fare solo domande a Mittal, perché è Mittal che ha illustrato il piano. In realtà Mittal ha illustrato, come dire, il vecchio piano con l'unica modifica, un abbattimento della tempistica, poi non c'era nulla di che, nulla di nuovo, come dire, nulla di meritevole di attenzione. Noi diciamo l'abbiamo bocciato subito il piano, poi ho sentito alla fine il ministro che di fronte alle telecamere ha detto che era insoddisfatto anche lui rispetto alle proposte che Mittal ha fatto. Quindi questa è stata. Ecco, però io almeno registrando un po' le dichiarazioni cronologicamente parlando di Di Maio, in un primo tempo aveva detto, prima ancora dell'incontro di lunedì, sul piano ambientale ci sono delle migliorie, quindi sono degli aspetti positivi, non mi convince l'aspetto occupazionale. Ora invece ha stigmatizzato di nuovo la insufficienza delle misure ambientali di Mittal, peraltro misure ambientali che in effetti sono dei pannicelli caldi. Ho sentito dire riduzione del 15% no, delle emissioni di anidride carbonica, accelerazione nella copertura dei parchi, poi quella... aprire l'Ilva alla città, farla visitare ai giornali, mi sa qualcosa di fumoso ma poco concreto. Diciamo che lo sforzo che Mittal ha fatto per migliorare quel piano era soprattutto uno sforzo nell'abbattimento della tempistica, come ho detto prima, ma anche finalizzato a dare l'idea di un'acceria diversa. Quindi loro dicevano, ci raccontavano che ci sarebbero state le visite guidate, altre situazioni, come dire, che non sono all'ordine del giorno per quanto riguarda. Ma faceva pure Riva le visite guidate. Poi non è che... io lo dico perché veramente se no sta storia diventa infinita. Siccome lo diciamo, però qua bisogna ripeterlo ogni volta, se no viene accusato, come dire, di non dirle ste cose. E noi ad ogni incontro, poi ad ogni dichiarazione, dobbiamo sempre incominciare, come dire, a dire come la pensiamo dall'inizio. Siccome sono 6 anni di storia, di cose da dire ce ne sono tante. Sostenere che quella acciaieria che produce in quella maniera a ciclo continuo, a carbone, e che ha una distanza dalla città di 300 metri, 400 metri, possa essere ambientalizzata e quindi possa, come dire, non produrre più inquinamento che possa nuocere alla salute delle persone, scusa la volgarità, è una grande stronzata. Così non lo dico più, vale per sempre. Ci capiamo. Allora, il problema vero è che tutte le altre acciaierie di Mittal in Europa, la stragrande maggioranza, così come in Francia, in Belgio, in Germania, sono poste a distanza di sicurezza delle città. Sono acciaierie che sono migliori della nostra. Guarda, io ho visitato Ghent, non mi è parso tanto meglio dell'Ilva di Taranto, anche se alcuni aspetti l'Ilva di Taranto era pure avanti rispetto a Ghent. La differenza è che stando a 20 km nessuno si accorgeva di quello che si produceva. Poi c'è il fattore clima. Lì, come dire, in Belgio, in quei paesi piove spesso, fa freddo e quindi tu hai un abbattimento degli inquinanti e la gente non soffre dell'inquinamento perché semplicemente tanti cittadini di Ghent probabilmente manco sanno che lo stabilimento
e sul suolo di Ghent, proprio perché è a distanza di sicurezza della città. A Taranto con questo tipo di produzione risolveremo mai il problema dell'inquinamento? Potremmo migliorarlo, ma non lo risolveremo mai, se è questo, come dire, il tipo di produzione che voglio fare. Cioè, la voglio chiarire questo aspetto. Alternativamente, altrimenti... allora io non sono un tecnico, ma l'unica soluzione forse potrebbe essere la decarbonizzazione? O ci potrebbero essere vie alternative? Questo è l'altro problema, perché se dico decarbonizzazione poi dicono che sono amico di Emiliano. Allora, chiariamo, ci sono oggi le tecnologie che consentono di fare produzione, di produrre acciaio in maniera diversa, però bisogna spendere miliardi di euro. E noi l'abbiamo detto dal primo giorno, i privati, nessun privato, neanche Mittal, il primo produttore sulla faccia della terra di acciaio, produce circa 100 milioni di tonnellate l'anno, spenderà mai decine di miliardi di euro per, come dire, andare poi a recuperare quei soldi forse fra 20 anni. Ecco perché abbiamo sempre sostenuto che se si vuole tenere insieme l'occupazione e incominciare a pensare a produrre acciaio in maniera diversa, in maniera veramente compatibile con la salute umana, bisogna mettere in mano i portafogli, e l'unico soggetto che poteva, come dire, garantire tutto ciò era lo Stato. Quindi la statalizzazione. La nazionalizzazione. Che non è il commissariamento, perché anche qua bisogna specificare, perché tanti per ignoranza, tantissimi però per, come dire, per dolo, continuano a sostenere, e anche, come dire, lo dicono anche come di soggetti che culturalmente sono chilometri avanti anche rispetto al sottoscritto, che sono due cose completamente diverse, perché la nazionalizzazione è uno Stato, cioè io nazionalizzo l'azienda e quindi diventa, come dire, sotto la gestione diretta dello Stato. Il commissariamento è una fase transitoria. In questo momento il commissariamento in Italia viene usato perché quelle aziende devono essere vendute. Ilva è stata resa appetibile dal commissariamento, perché oggi tu la vendi 1,8 miliardi nelle condizioni in cui è, che sono condizioni disastrose. 5 anni fa, in cui le condizioni erano sempre negative, ma erano meglio rispetto ad oggi, probabilmente non avresti chiesto a Mittal 1,8 miliardi, ma avresti detto me ne devi dare almeno 5, giusto per chiarire. Poi approfondiremo, cercheremo di capire quali saranno gli sviluppi futuri, perché si decide di non decidere, però poi la scadenza del 15 settembre, di metà settembre, e arriva. Ne parleremo. La scadenza del 15 settembre. E io, Rizzo, lei me lo insegna perché è un dipendente Ilva, posso dire una cosa: io sto avendo più paura, le paure sono enormi entrambe, ma ho più paura per i lavoratori che prestano il loro servizio all'interno dello stabilimento rispetto a quello che accade fuori, perché l'Ilva sta crollando a pezzi, perché abbiamo avuto degli incidenti che solo perché il buon Dio ci ha salvato ora non staremmo a piangere le ulteriori morti, e quindi c'è una situazione proprio di fatiscenza, per cui lo Stato, chi o il privato deve intervenire, perché quella fabbrica in queste condizioni è inagibile, cioè diventa, ma ne parleremo, ho voluto dare uno spunto. E allora Luciano Manna di Peacelink ha assunto una posizione molto dura, molto marcata rispetto alle misure ambientali prospettate da Mittal, un incontro che, ripeto, è stato l'ennesimo così, un incontro finalizzato a raccogliere opinioni, a raccogliere speranze, e si sa quali sono, però alla fin fine si allunga il brodo. Voi avete espresso una posizione molto dura. Quali sono le maggiori criticità? Un piccolo appunto, Abate. L'incontro è servito davvero. È servito perché abbiamo potuto, sempre grazie alle nostre informazioni, lì in diretta abbiamo potuto obiettare alcune caratteristiche tecniche della modifica del piano ambientale. Ecco, che ma Mittal come si è svolto portato. Di preciso? Mittal ha esposto, Mittal, allora, e Di Maio faceva il notaio, in buona sostanza. Di Maio ha fatto il moderatore. Di Maio ha fatto il ministro, invece di decidere, fa il moderatore. In quel momento Di Maio ha presentato Mittal a tutta la platea, eravamo circa 150 persone tra 60 delegazioni, e ha detto: questa è la prima volta in cui un'azienda che mostra interesse per una grossa azienda di un capoluogo si incontra con cittadini, società civile e istituzioni.
quindi presentate il vostro vecchio piano ambientale. Non è piaciuto né agli stessi enti, ARPA ha fatto le osservazioni, anche le associazioni e la stessa parte istituzionale, cioè il MISE, ha posto dei dubbi e hanno detto a ArcelorMittal fate una nuova proposta. Hanno quindi presentato, con quelle slide, hanno presentato le modifiche al piano ambientale e siccome noi sapevamo già cosa dovevano dire, abbiamo immediatamente obiettato cose a cui loro non hanno potuto rispondere. Però, cioè la miglioria, ripeto, ciò che noto è come una, in genere al mio paese, diciamo così, io se fossi ministro ascolterei una prima volta, una seconda volta le varie istanze del territorio a livello di associazione, a livello di forze politiche, a livello di sindacati e tutto. Poi a un certo punto, scusate, tu sei ministro e tu devi decidere nel bene o nel male. Penso che dopo questa, io penso che ci sia molta incertezza e temo che si stia prendendo tempo proprio perché c'è un vuoto decisionale. C'è un non è proprio un vuoto decisionale, purtroppo fossi io in Di Maio, non voglio fare demagogia, però fossi io Di Maio oggi, programmerei davvero una, cioè metterei un punto, così come si è fatto in altri posti d'Europa, e nel giro di 15 anni vado a chiudere la fabbrica e faccio una nazionalizzazione, sarei anche d'accordo e dico ok, io in 10-15 anni. È tutto live, sono le campane che qui a San Vito suonano imperterrite ogni ora, ogni quarto d'ora. Ah, magari possono servirci per mandarci in pubblicità, diciamo abbiamo uno strumento, uno stacco pubblicitario, però non sono campane tanto felici, il suono è un po' sinistro, non molto. Dipende da chi le suona. Ecco, questa è la campana. Abbiamo finito? Sì. Allora, dicevo, serve anche per sorridere un po', perché in effetti questo è un tema. Però, ripeto, Manna, c'è un, la stessa cosa dico a Rizzo, c'è un, io lo definisco un peccato originale, no? Nel senso che all'inizio si è detto, nel contratto, prima ancora in campagna elettorale, chiusura dell'Ilva, poi nel contratto di governo, quello che risulta scritto, se le parole hanno un senso, carta cante e villano dorme, chiusura programmata delle fonti inquinanti e riconversione. Però questa espressione non sta avendo la minima attuazione, perché qui stiamo facendo né più e né meno, da un punto di vista concreto, quelle parole possono avere più senso. Equivoca la cosa. Senso. Però mi sembra che qui stiamo facendo un'ambientalizzazione stile Renzi. Premesso che queste parole. Come scopo, non parlo come incidenza, ma come scopo, pure Renzi diceva coniughiamo lavoro e salute. No? Come si è messa la cosa, anche rispetto, come dire, adesso al parere che ha chiesto l'Avvocatura di Stato. Il rischio vero è che se annulli la gara, allora lì sì che lì non rimane altra strada se vuoi tenere insieme ancora le due cose, che è quella di fare l'operazione della nazionalizzazione. O fai un'altra gara ancora e passa un anno. Non è giusto che si arrivi anche e diventa un dramma, un anno di ulteriore limbo. Il problema vero rispetto all'eventuale riconversione a quant'altro, diceva lui, no? Ci vuole un progetto a lungo termine, soprattutto tu ci devi spiegare dove prendi i soldi. Che il problema è che tutti potremmo essere capaci di scrivere la Taranto del futuro. Il problema è su cosa si basa. Io lo dico sempre, il sindacato quasi sempre viene, come dire, accusato di essere a strenua difesa della fabbrica. Noi abbiamo sempre, io a Di Maio la prima volta ci siamo incontrati e abbiamo detto guarda, qualsiasi decisione tu prendi noi ci stiamo, purché ci sia la garanzia un attimo prima anche dell'eventuale chiusura che ai lavoratori venga, come dire, garantito il pane, detto terra terra. Il punto vero però è che Ilva pesa come monte stipendi circa 52-53 milioni di euro messi, che in un anno sono qualcosa come 600 milioni di euro, quasi 700. Quindi tu devi avere, già facendo un ragionamento, come dire, a 10-15 anni deve avere già una decina di miliardi di euro per garantire, poi deve avere i soldi per fare le bonifiche, quindi è una marea di denaro. E chiaramente il compito del governo è quello, se ha quell'intenzione, di andare a trovare i soldi per fare questo tipo di operazioni. Se non ci sono i soldi, stiamo parlando di nulla. È inutile che ci giriamo. Volevo dire un'ultimissima cosa. Prego. Poi dobbiamo andare in pubblicità. Noi abbiamo riportato anche nel comunicato stampa, abbiamo fatto dopo l'incontro, abbiamo riportato il virgolettato proprio del verbale del vicepresidente di Mittal,
Mittal ha detto: noi qui senza immunità penale non veniamo. Il CEO ruba quello. Okay. Ma qui torniamo, al Medioevo. Stiamo parlando di un privato che dice: io non vengo se non c'è l'immunità penale. No, no, però non ti voglio correggere, però non ha detto proprio così. Lui è stato sottile. C'è il virgolettato, lui dice: voi in Italia no, avete. Perché loro sostengono. Infatti, ieri l'ho detto un paio di volte. Non posso convincere i miei collaboratori a venire senza l'immunità. A venire dopo quello che è capitato, come dire, che capita in Italia. Quindi? Però il sottinteso qual è? Lui ha ribadito due volte nel discorso che Ilva di Taranto poi in realtà non sta messo peggio rispetto ad altre acciaierie. Quindi la logica qual è? Quello che a Taranto, come dire, viene punito dalla magistratura, in altri ambiti non viene punito. Quindi è questo quello che è il senso del suo discorso. Ma d'altronde, se noi consideriamo i precedenti di Mittal in altri paesi, ci sono dei precedenti terrificanti, no? Certo. Per reati internazionali. Ha avuto una grossa multa negli Stati Uniti. Ora ce ne andiamo in pubblicità. A tra poco. Con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, e con Luciano Manna, rappresentante dell'associazione ambientalista PeaceLink. E allora, Irene, la Manna, ovviamente lei non era al MISE, è giusto che pensi invece a promuovere il territorio, visto che sembra che le istituzioni non è che poi stiano facendo granché. Molte volte sono le istituzioni che vivono di luce riflessa grazie alle iniziative dei privati, un po' come la pubblica illuminazione. I pali della luce i vari pali sono spenti, poi ci sono le insegne luminose che creano luce. Sta succedendo a Via Liguria, ma al di là di questo, Irene La Manna, lo dicevo prima, occorrono certezze perché comunque chiunque intenda investire sul territorio di Taranto deve capire qual è il futuro di Taranto, un futuro ambientalizzato, un futuro con l'Ilva, senza l'Ilva, un futuro con una grande industria che conviva pacificamente con la città, e altrimenti purtroppo c'è una brutta situazione che grava su Taranto, no? La Taranto, città dell'Ilva. E questo crea problemi al turismo. Così come mi dicevano alcuni che in alcune parti d'Italia le nostre cozze, si ha il timore di esporre la dicitura cozza di Taranto, perché sennò si dice ma Taranto l'Ilva. Ecco, queste certezze che dovrebbero essere date darebbero anche certezze a voi imprenditori tarantini e non. Ma guarda Luigi, io da sempre motivo per il quale mi sono allontanata da alcuni enti o istituzioni del territorio. Da sempre ritengo che Taranto non abbia una buona direzione marketing, perché per quanto, ripeto, il buco dell'ozono non sia stato causato sicuramente da Taranto, ma parliamo di una questione di inquinamento europeo, altrettanto indubbio il fatto che ai tarantini piace piangersi addosso, e quindi quale migliore occasione se non sfruttare il disagio dell'Ilva. Sentivamo prima dallo stesso Rizzo che è un problema che è presente in tantissimi altri territori d'Europa. Allora la nostra classe politica non l'ha saputo gestire. La nostra classe politica è sempre stato il peggio che ci si potesse aspettare, d'altronde o abbiamo avuto forestieri che incapaci, oppure abbiamo avuto tarantini capaci di pensare a tutt'altro che allo sviluppo del territorio, che al bene comune. Quindi fondamentalmente non abbiamo avuto mai un manager, un sindaco manager, ma abbiamo sempre questo avuto. Doveva esserlo essendo un imprenditore, però. Ma imprenditori bisogna. Sta chiuso a Palazzo di Città. E lo so, però. È un imprenditore. Sai qual è la differenza tra imprenditore e imprenditore? E la differenza è da. C'è chi
nasce imprenditore, c'è chi si forma imprenditore. Allora, se uno nasce in una famiglia di imprenditori, capirà qualcosa, ma non è mai farina del proprio sacco. Quando uno invece diventa un imprenditore sulla propria esperienza, sui propri sacrifici, sedendosi al tavolino e non vestendosi della giacca da imprenditore, riesce diversamente a gestire le cose, evitando talvolta di trovarsi in delle patetiche telenovela istituzionali che tutt'altro, che più che vicenda Ilva abbiamo fatto parlare di telenovela spagnola, insomma, su Taranto. Ok. Allora Rizzo, intanto dicevo, questa è una città litigiosa, diciamocelo, l'unità manca. Devo dire che gli enti locali, comune di Taranto, provincia di Taranto, ma anche altri comuni, hanno declinato l'invito, in quanto hanno ritenuto che la metodologia proprio fosse sbagliata. Io ho una mia valutazione personale, io ritengo che la metodologia sia stata certamente sbagliata, cioè ben venga il coinvolgimento delle associazioni di tutti, è una cosa bella, nobile far partecipare tutti, però poi, ripeto, bisogna anche sapersi organizzare, se no, come detto all'inizio, si crea una certa dispersione. Però si è registrato ancora una volta il muro contro muro dell'amministrazione comunale nei confronti del governo, no? C'è questa situazione proprio antitetica. E questa litigiosità, queste spaccature, questa, nella migliore delle ipotesi, mancanza di dialogo, certamente non favorisce la collettività. Io ritengo sbagliato il fatto che il sindaco non si sia presentato, così come il presidente della regione, della provincia, per un fatto anche di riconoscimento delle istituzioni. Un po' la voce. Anche per un fatto, come dire. Sì, quello sì. Di quello che devi dire a Di Maio, spara in faccia la tua verità, però presentati. Lo dico con molta onestà, anche io lo dico, parlo per noi, per le sigle sindacali presenti, anche a noi come USB, come dire, non è che ci è piaciuto il fatto che nella convocazione c'erano sigle con zero iscritti nell'ILVA, cioè lì c'erano sigle sindacali seduti a quel tavolo che hanno zero iscritti nell'ILVA. Ecco perché dicevo la dispersione, ecco, dicevo, come anche associazioni che esistono solo sulla carta e che poi in effetti non esistono, no? Cioè, diciamo che non è, voglio dire, non è, ecco, non, il discorso. Non è una bugia dire che c'erano associazioni che rappresentavano, quindi chi stava lì rappresentava se stesso. Vabbè, però diciamo, da quel punto di vista, probabilmente Di Maio serviva a fare quell'operazione anche per dare un segnale di apertura a tutta la comunità, e questo ci sta. Il sindaco ha sbagliato perché doveva essere presente, a maggior ragione se bisogna, come dire, anche dare, perché a me Di Maio, tra l'altro, in questi tre incontri che ha avuto, ha dato sempre di più l'impressione di voler ascoltare per continuare a rendersi conto meglio. Lo dico per prendere tempo. No, io guarda, ti dico una cosa, perché poi tu avevi ragione quando dici Taranto è una città litigiosa. Non me ne voglio Luciano, perché di solito sono, come dire, loro come Pacelink, ma altre associazioni continuano a scrivere: noi abbiamo votato il 5 Stelle perché deve chiudere lo stabilimento. Taranto ha votato in massa il 5 Stelle perché deve chiudere lo stabilimento. Io tempo fa, dopo diciamo una discussione avuta con Luca Contrario, poi il giorno dopo in Consiglio di Fabbrica, nel patto per Taranto, no? Sì, avevo proposto nel Consiglio di Fabbrica Ilva, avevo proposto un referendum tra i lavoratori sull'eventuale chiusura dello stabilimento e quant'altro. Perché? Perché il 60%, il 55-60% dei lavoratori Ilva ha votato per il 5 Stelle. Ma io non credo che quel 60% ha votato per il 5 Stelle per chiudere lo stabilimento. Come io stesso, ho dichiarato, come dire, io ho votato Potere al Popolo e 5 Stelle. E la motivazione, uno, dare uno schiaffo alla partitocrazia, no, al PD, perché tra l'altro, come dire, coloro che hanno sempre raccontato di essere di sinistra, che poi hanno fatto le cose che manco Berlusconi ha fatto in 20 anni. Renzi è stato più berlusconiano di Berlusconi. Secondo, come dire, c'era la speranza, tra l'altro c'è ancora la speranza, che il Movimento 5 Stelle possa, come dire, rispetto a Ilva, quantomeno metterci nelle condizioni di migliorare la questione, oppure di, come dice Luciano, il problema, lo dicevo prima, di progettare, perdone, fammi, di progettare un futuro per Taranto. La dico così,
Io non credo al fatto che domani, chiudendo lo stabilimento, come qualcuno sostiene, noi domani, se chiudiamo lo stabilimento in queste condizioni, senza soluzioni, io credo che a Taranto veramente poi diventerà la capitale, non lo so di che cosa. Perché la gemella di Chernobyl, a livello di solitudine, intendo. No, io penso lui parlava di sicurezza sociale, forse. Certo. Cioè, noi abbiamo, cioè, non problema, è però... dato dire che abbiamo una città, tra l'altro, con... diciamo che dal punto di vista della delinquenza non è proprio messa bene, non possiamo dire questo. Ed è chiaro che se tu, come dire, produci altri 18.000 disoccupati a Taranto, però c'è qualche il rischio. Il problema, chiedo scusa, non è dire chiudere l'Ilva tra un'ora, il problema è dire cosa facciamo tra 20 anni. Allora iniziamo un cronoprogramma. Devono progettare loro. Allora, loro hanno parlato di chiusura programmata delle fonti inquinanti e riconversione. Quando tu dici una cosa e poi ne fai un'altra, qualcosa non quadra, no? Ma l'abbiamo detto prima, il problema è che per fare la chiusura programmata della riconversione ci vogliono i soldi. Se trovi i soldi lo puoi fare. Però uno se dice perché soldi, l'hai detto? Se non trovi, se non lo l'hanno detto fare. Perché erano in campagna elettorale, quindi, e quindi il votante dice vabbè. No, io adesso non voglio difendere nessuno, no. Però paradossalmente se fossi oggi in campagna elettorale, pure io direi se domani vado al governo e faccio, come dire, il premier, vorrei sperare in una Taranto senza Ilva, quindi il problema è che arrivi lì e poi ti rendi conto che c'è l'Europa e ti dice che il deficit non puoi sforare, cioè parliamoci chiaro, un'operazione come quella di Ilva è un'operazione enorme. Beh, chiaro. Cioè, anche qua ci sono associazioni che hanno raccontato, non me ne voglio Luciano perché Payslink non l'ha fatto. Però ci sono associazioni, ho preso da associazioni che hanno raccontato che con i fondi europei possiamo, come dire, tenere a bada 18.000 lavoratori dell'Ilva. Fondi europei che poi l'entità pare di essere 1 miliardo di euro per non so quanti forse milioni di lavoratori metalmeccanici in Europa. Ma di che parliamo? Okay. Ci vogliono i soldi. Okay. Se loro hanno la bravura di trovare questi soldi, bene. Altrimenti la strada è già segnata, non ci prendiamo in giro. Però il discorso è questo, io faccio un presupposto, parto da un presupposto. Qualsiasi forza politica, no? 5 Stelle, PD, Centrodestra, Forza Italia, chi volete voi, in partenza dice se io faccio un'affermazione roboante, pesantissima, no? Chiusura del libro, devi vedere fino a che punto. Se io dico, se io divento sindaco, faccio crescere i capelli ai calvi. E uno dice, bello mio, tu lo dovevi sapere prima, altrimenti hai approfittato della buona fede. Questo è il discorso. Manna, poi volevo un suo parere, sì, sulla vicenda, sul rapporto che si sta creando con gli enti locali. Queste spaccature, il comune che proprio... Melucci sembra che voglia avere a tutti i costi un nemico. Un soggetto con cui scontrarsi. No, mi pare che Melucci voglia avere tutti i nemici. Perché tutti i nemici? No, perché ho notato prima la luna di miele con Emiliano, poi questo scontro, andare a colpire Emiliano comunque senza se e senza ma, per partito preso. Se Emiliano dice faccio piovere soldi dal cielo, no, non mi va bene. Ora si è creata questa rottura insanabile con i 5 Stelle. Prima lo scontro con Calenda, poi l'amore con Calenda, ma al di là di questo, ora non entro nel merito, però Manna, ci sono degli enti locali che sono in antitesi col governo, il che ovviamente poi non so fino a che punto potrà, cosa produrrà per Taranto, se saremo isolati, se ulteriori decisioni ci pioveranno dall'alto. Inaudita altera parte, perché tanto dice, visto che il sindaco e i rappresentanti istituzionali non vogliono dialogare con noi, noi decideremo e basta. Per commentare questa cosa, Abate, bisogna avere davvero tanta pazienza e diplomazia, perché altrimenti, cioè, in questo momento mi trattengo anche un poco, perché si amministra una città soprattutto per decisioni importanti, non facendo la propaganda. E in questa storia l'amministrazione comunale insieme al presidente della provincia hanno dimostrato il più basso provincialismo, dove hanno usato propaganda a danno di decisioni importanti, perché
non si accusa la società civile, si accusa la società civile quando si disinteressa delle cose importanti, e ora che la società civile è dentro un processo decisionale importante, la si accusa lo stesso. Dico, quel dì ad Arus, quando si fece la convenzione, ma secondo Arus, me non era un attacco alle associazioni, perché, c'è stato anche l'attacco, perché alle nessuno vuole, no, io sul fatto delle associazioni, qualcuno ha detto che le associazioni sono squadriste, no, io però dico, è la... un riferimento a, se non sbaglio, l'attacco no, del Palazzo della Provincia, che, dura, che è stato fatto, sì, da due persone qualche mese io fa, quello quindi, che dico, Manna, è la modalità di incontro che non è stata ben organizzata, che non ha permesso, allora, né alle associazioni di parlare, bene, perché allora, che uno parla un minuto, lascia il tempo che però trova. Quell'incontro, cioè, questo vuol dire, è la modalità organizzativa che non è andata bene. Però quell'incontro, Di Maio ha detto, questo incontro serve per far presentare la rimodulazione del piano ambientale a Mittal, quindi tutti sapevano che in quell'incontro avremmo assistito alla presentazione del nuovo piano ambientale, che poi il piano ambientale non si presenta così ma deve passare al Ministero dell'Ambiente, questo è un altro discorso, perché deve passare la procedura dalla commissione IPPC, e non si presenta così un piano ambientale, si presenta secondo la legge che ha recepito le direttive europee, ma questo è un altro discorso. Però Di Maio ha detto, qui in questo incontro assistiamo alla presentazione del nuovo piano ambientale, per cui tu non puoi criticare e dire, ah no, lì non si decide nulla. No, lì Di Maio sta dicendo che si va ad ascoltare e a vedere questo piano ambientale che cosa dice. Siamo andati lì, l'abbiamo ascoltato, abbiamo anche avuto la possibilità di fare delle nostre critiche direttamente a un CEO aziendale, con giusti criteri, non è che abbiamo detto delle fesserie. Loro hanno presentato un filtro che blocca un certo particolato, e noi abbiamo detto, ma guardate che in Ilva c'è un filtro che blocca ancora di più, voi state presentando il filtro ibrido che blocca 20 nanogrammi, quando in Ilva ci sono dei filtri che bloccano 5, quindi guardate che noi non ci abbiamo l'anello al naso, cioè qualche cosa sappiamo, per cui lì sono rimasti un po' però così. Parlo anche di associazioni e associazioni. Associazioni, poi ci sono state anche associazioni che vanno lì per farsi i selfie davanti al MIS, questo dobbiamo fine, anche dirle, però, perché associazioni che sono autoreferenziali, che rappresentano solo se stesse, è chiaro che c'è un... E questo è sempre l'eccesso di democrazia, però, perché probabilmente lì non sindaco, si è ragionato. Ovviamente la provincia, cioè non possono dire, noi non veniamo perché è allargata a tutti. Lì c'è una presentazione del piano discorso, ambientale. Io fossi stato in Melucci, sarei arrivato anche allo scontro, disertando un piano sicuro, esponendo le mie motivazioni, però ovviamente non andare è un atteggiamento... Stai disertando un tavolo istituzionale, non va sì, bene. È andato anche, tra l'altro, oltre a Emiliano si c'era pure Tuti. Anche Todi si è presentato anche Todi, aveva anche la cravatta del mio stesso colore. Pensate, tutti quanti mi ricordano. Allora, siccome Irene La Manna deve riprendere le sue attività dirigenziali all'interno della struttura, prima di congedarci, un suo pensiero: cosa sarà dell'Ilva? Lei non fa la maga, però, o cosa spera che ci sia? Ecco, mettiamola guarda, così. Guarda Luigi, io già nel 2012 lanciai la profezia che è quella attuale. Se andiamo a prendere qualche articolo di giornale lo andiamo anche a ritrovare, cioè tutto la pantomima che fu fatta dalla magistratura, tutte quelle cioè, avrebbero portato allo stato attuale, e effettivamente siamo allo infatti stato non attuale. È cambiato nulla. Però la coscienza civile, quella sì, quella è stato l'unico, la responsabilizzazione, la presa d'atto del Tarantino, delle associazioni che dicono basta a essere schiacciati, a morire. Ma questo almeno qualcuno, è il, l'aspetto ha preso positivo. Coscienza, poi ci sono tutti quelli negativi. Qualcuno ha preso coscienza, qualcun altro è, qualcun altro parla per... Quelli, ora parlano anche quelli che arriva... Sì. E lo so, sotto i piedi, e lo so, e si ora si vogliono rifare al ministero, tra l'altro, vabbè, non mi fa parlare che sennò può incomincio quindi, pure io. Quindi a mio avviso cambierà davvero poco, se non sicuramente i lavori che sono già in atto per la copertura dei parchi, queste cose qui, e poi sono assolutamente sicura che l'Ilva tornerà nelle mani dello Stato. Ma a mio avviso l'ipotesi io ne parleremo, me lo auguro anch'io. Ne parleremo dopo la pubblicità, me lo auguro anch'io, solo che ricordiamoci che quando è stata nelle mani dello Stato
si è ridotta in uno, tra virgolette, stato di decadenza che poi ci ha portato a svenderla a riva e oggi a trovarci in questa situazione. Ovvio che nel momento in cui mettiamo a punto o a puntino qualche opera, ad oggi tutto quello che io, ti ripeto, possiamo andare a prendere gli articoli di giornale del 2012 e vedere che io nel 2012 ti ho scritto la profezia attuale. Posso rispondersi? Prego, allora, così parlò Irene Lamanna, 2012. Due cose. Allora, dire, come dicono in tanti, che nazionalizzare, quindi portare le aziende sotto il controllo diretto dello Stato, come dire, non produce... Era già... Non produce, poi qualcuno mi deve spiegare perché la Fincantieri, perché la Finmeccanica, come dire, sono aziende che fanno stare bene i lavoratori, come dire, e che producono. Diciamo che se ci fosse veramente la nazionalizzazione con questo governo, che già adesso, una delle cose che non si sta dicendo, ma è un segnale che ha lanciato Di Maio, dice adesso verifichiamo il lavoro fatto dai commissari. Quindi, come dire, mettere gente che è responsabile, che sa quello che deve fare. Io poi ai commissari Ilva, che hanno l'immunità, guardate, penale anche loro, che hanno l'immunità penale, bisogna chiedere, fare una domanda seria, ma perché vanno messi là? Vanno messo là perché loro hanno fatto esattamente quello che il governo Renzi gli ha detto di fare. Loro sono arrivati, hanno come dire, portato ai minimi termini nello stabilimento, l'hanno messo nelle condizioni di venderlo a Mittal a quella cifra. Cioè, loro paradossalmente poi hanno fatto il loro mestiere, l'hanno fatto bene. Il compitino assegnato. Assolutamente sì. Ma da quando è stata rivenduta a riva, l'obiettivo finale era quello? Era quello di portarlo allo stato attuale. Da quando è stata tolta a riva? Sì. No, da quando è stata venduta. Quando era dello Stato è stata svenduta a riva in prima battuta e oggi svenduta a Mittal in seconda battuta. Regalata. È chiaro che il ferro vecchio, se poi con vari interventi viene rilucidato e lustrato nuovamente, lo Stato ha tutto l'interesse a riprendersi. Ma lì è quello che dicevamo prima rispetto alla classe politica, no? Perché poi la domanda che noi ci dobbiamo fare è veramente un'acciaieria che nasce negli anni 50, come la Ferriera a Trieste, che è nata nel 1890, più di 100 anni. La domanda è: la politica perché non interviene quando questi continuano a fare profitti ma non spendono in innovazione? Perché gli interessa svalutare l'industria. I soldi li hanno spesi, ma solamente per aumentare la produzione. Quindi investivano in impiantistica per aumentare la produzione. E sulle questioni ambientali, come dire, okay, no? Tiravano... I premi ambientali li prendevano in Germania, non in Italia. Okay. Ora ce ne andiamo in pubblicità. Al rientro Irene Lamanna ritorna alle sue attività dirigenziali. Chissà se non magari la faranno commissario dell'Ilva, no. No, non è il caso. E, o commissario per le bonifiche. Pensate, a proposito di discussioni, le discussioni tra la Valenzano, dirigente regionale, e la Corbelli, commissario per le bonifiche. Pensate un po', tra dirigenti... Le bonifiche che si vendono o che non si vendono? Ma non lo so, tra dirigenti ci si stanna. Ci sono le bonifiche. Pensate un po' come è ridotta Taranto. Il sindaco che litiga col ministro. No, che non va proprio, non si presenta proprio. Che non si presenta. Se il ministro lo chiama, lui non I va. I due soggetti deputati, diciamo, no, da un punto di vista diciamo dirigenziale, per la sicurezza, per la questione ambientale di Taranto. E la corruzione. No, le associazioni non hanno colpa, anzi. A noi hanno buttato la palla. Poi anche le associazioni, non mi riferisco a voi, ma c'è tanta litigiosità. Non parlo del discorso ambientale, ma quando per l'aeroporto, tanto per dirne una, nascono 50 associazioni, cosa bella, però io associazione tengo un evento giorno sabato alle ore 10, contemporaneamente l'associazione B, per fare il dispetto all'associazione A, fa una diversa iniziativa lo stesso giorno e la stessa ora. Per dire la litigiosità, no? di Taranto. Per dire la squadra. La squadra, il team, l'afflato che c'è. Pubblicità. Bene, rieccoci, terza parte di Polifemo, presente e futuro dell'Ilva. Ma Rizzo, intanto devo dire che è lo stesso Manna, mi ha fatto specie, perché c'è da dirlo, un silenzio, un'assenza assordante, quella dei parlamentari dei 5 Stelle. Allora uno dice, vabbè, ma i parlamentari dei 5 Stelle sono dovrebbero essere il primo trade union, no? Tra la base, la città e il governo. Sono stati votati dai tarantini. E
stranamente Di Maio non li invita, quindi c'erano tutti, anche associazioni e sindacati che rappresentavano se stessi o il nulla assoluto, ma i parlamentari non c'erano. Io mi sono divertito un po' a far notare l'assenza degli stessi. Dopo 3 ore arrivano dei post, vengono pubblicati dei post, dove si vede se la foto era effettivamente stata realizzata subito dopo l'incontro al MISE. I quattro deputati più il senatore turco in bilico tra 5 Stelle, chissà se rimarrà nei 5 Stelle, un'anticipazione mia, e cioè rimarrà ma non credo a lungo, così come credo anche che Massimo Battista, no, questa è la mia valutazione, non so fino a quando rimarrà 5 Stelle in Consiglio Comunale, perché vedo che il movimento da cui proviene ha una posizione diversa, Liberi e Pensati, ma sono mie ipotesi, poi per carità al momento sono 5 Stelle, ma al di là di questo. E dicevo, postano delle dichiarazioni che non avevano nessun senso, perché stiamo lottando, ci stiamo impegnando per garantire legalità, ambiente, occupazione, frasi così che non avevano nessuna attinenza, giusto per far vedere che loro comunque hanno un rapporto, hanno un contatto con Di Maio. Intanto Rizzo dice questa assenza, perché avere dei parlamentari tarantini della forza di governo, ce ne sono 5, allora sarebbe più facile per voi sindacato, per voi associazioni, interloquire. Una cosa è rivolgersi al ministero e una cosa avere i parlamentari che fanno da filtro. Posso passare? Passiamo a Manna, no, cede, diciamo, la parola. Diciamo che rispetto, come dire, a come funziona tradizionalmente, perché è vero, sottoscrivo, i parlamentari poi dovrebbe essere un po' il filtro. Tranne rare eccezioni, noi non abbiamo, come dire, il filo diretto con i parlamentari. Prima, lo dico, c'erano Vico, pensi un po', parlamentari tarantini. Comunque, anche se c'era, come dire, una divisione, una visione completamente diversa anche rispetto alla questione Ilva, c'era un punto di riferimento con cui anche scontrarsi, ma comunque dico anche la semplice lamentela, no? Rispetto al fatto che magari il governo non ti stava convocando, pure tu comunque avevi il contatto con loro, esatto. E dicevi, sai, guarda, la situazione è questa, cioè, adesso sta cosa manca, io credo che c'è bisogno veramente di registrarla, anche perché poi, come dire, i parlamentari ionici devono comunque diventare un punto di riferimento per tutto il sistema città. Quindi da questo punto di vista, come dire, probabilmente sono, sai, prigionieri di Di Maio. Di Maio ha detto non fate guai, questa è una mia opinione, statevi zitti, perché già ne avete combinati di parecchi di guai. Nel senso che in campagna elettorale loro hanno sciorinato chiusura dell'Ilva. 7 giorni prima dell'incontro al MISE, un post di Vianello, chiudiamo l'Ilva, in seguito, no, alla tromba d'aria e allo sversamento di polvere, chiudiamo il mostro. Ora Vianello fa un comunicato, un copia e incolla di comunicato con gli altri parlamentari e dice saremo attenti a contemperare la legalità, la tutela dell'ambiente, la tutela dell'occupazione. Cioè, voglio dire, se tu parlamentare fai delle fughe in avanti, poi diventa difficile che fughi in avanti rispetto al governo, che il governo ti possa legittimare e non ti fa sedere al tavolo. Questa è una mia così elucubrazione. Ma Manna, su questi parlamentari che non ci sono. Non è facile rispondere. Non ci sono. È peccato, perché questo argomento andava trattato almeno con un loro rappresentante qui presente. Io direi che in queste situazioni ci deve essere tutta la rappresentanza politica, e lì dovevano essere presenti, oltre ai parlamentari del Movimento 5 Stelle, anche la deputata Labriola. È una rappresentanza del territorio, forse anche di una forza diversa, altro partito politico, che sicuramente non ha la mia simpatia. Visto anche che la stessa Labriola qualche anno fa criticava tanto Berlusconi, e poi ricordiamo che la Labriola è un ex 5 Stelle, è uscita dai 5 Stelle immediatamente dopo le elezioni, e quando
si criticava tanto, c'era ancora l'antiberlusconismo, ha criticato tanto Berlusconi, sino poi a tenere la foto sul social abbracciato con Berlusconi. Vabbè, ma queste sono sue decisioni, però dico, quando ci sono decisioni così importanti la parte politica deve essere rappresentata da tutti, quindi abbiamo parlamentari del Movimento 5 Stelle, Tarantini, e di Forza Italia, Tarantini, devono essere presenti, altrimenti la Camera dei Deputati e il Senato perché cosa, a che cosa servono? Solo a legiferare o anche rappresentare davvero i cittadini in Parlamento, o come dice il Movimento, fare il portavoce? È il Movimento che ci dice che il parlamentare fa, non è parlamentare ma fa il portavoce. Beh, in questo caso la voce lì al MISE l'abbiamo portata noi, i sindacati, certo, la base. I parlamentari, mi dispiace, non c'erano, con tutto il rispetto anche per il problema grave, stima, però, pensate un po', non tanto nell'incontro con voi, non averli, nell'incontro con voi al MISE. La cosa grave è stata quando Di Maio ha riferito in aula sull'ILVA, i nostri parlamentari erano già a casa, l'unica che era presente, devo dare atto, non mi sta simpatica, era la Labriula. Allora io dico, tu hai un ministro, Di Maio, che sta riferendo in aula sull'ILVA, era necessario che te ne andavi a casa il weekend? Vabbè, Luigi Mora, non mi venissero a dire che sono stati avvisati all'ultimo momento, perché, chiedo scusa, come l'ha saputo la Labriula, così lo sapevano loro. Allora, se poi loro sono negligenti e non hanno i giusti contatti, non riescono a essere, come dire, a ricevere comunicazioni, è un problema loro. Però è ridicolo che Di Maio riferisce sull'ILVA e tu in aula non hai i parlamentari, Tarantini. Insomma, ma stiamo scherzando? Signori, questi prendono 15.000 euro al mese, tanto per capirci. E le cose le dobbiamo dire. A prescindere dal singolo episodio... È gravissimo. Cioè io Tarantino, ora non me ne frega niente se è 5 Stelle, Forza Italia, PD, LeU o qualsiasi altra cosa... Tu sei un mio rappresentante, nel bene o nel male, e devi esserci. Abate, è sbagliato fare la campagna elettorale, la propaganda politica fondata sul nulla. E quindi quando vai dagli operai a dire anche queste parole messe insieme, chiusura delle fonti... Sì, fasi equivoche, capziose, chiusura delle fonti tutto inquinanti, è nulla. In sé non significa nulla, è una banana messa in piedi, chiusura delle fonti inquinanti. C'è una fabbrica, o la chiudi o non la chiudi. Quindi, tra l'altro, è una delle cose che ha detto pure Mittal, e chiuderemo le fonti inquinanti. Certo, elimineremo le fonti inquinanti. Nessuno, è chiaro. Quindi abbiamo risolto. Quindi chiusura delle fonti inquinanti, si fa è chiaro. Quello che si è fatto in altri paesi dove sono intervenuti ingegneri e i maggiori economisti a livello mondiale, che hanno progettato nei primi anni 2000 la chiusura di uno stabilimento e una riconversione economica, nel giro di 15 anni, con degli step ben precisi, ma ecco dove intervengono tutte le istituzioni. Ma, ad oggi questo progetto non c'è. Ma perché, posso dire una cosa, questa non è una mia opinione, c'è un'incapacità di Di Maio e dei 5 Stelle, che sono andati a finire in un discorso più grande di loro e che ora non stanno più riuscendo a reggere e prendono tempo. Cioè il discorso dell'ILVA, allora io, la sapete qual è la mia posizione, io sono per la chiusura dell'ILVA, senza se e senza ma, però ovviamente chiudere l'ILVA non è che stasera prendiamo e chiudiamo l'ILVA, facciamo un programma oggi e diciamo tra 5 anni succede questo, tra 10 anni succede questo, la formazione, questo è il discorso, però devi decidere che fai un discorso del genere, lo porti avanti. Non puoi avere le idee confuse. Però oggi Di Maio sta ereditando una contrattazione sindacale, qui Rizzo può parlarne bene, mi assumo la responsabilità del gatto e della volpe, Calenda Bentivogli, che hanno portato avanti una trattativa sindacale. E poi c'è un problema grosso. Mesi siamo al sì, nulla. Poi stiamo dimenticando un particolare, che i 5 Stelle sono loro teoricamente l'azionista di maggioranza, col 32% dei voti rispetto ai 17 della Lega, ma qui pare che siamo schiacciati dalla Lega, e quindi a questo punto i 5 Stelle su un tema così grosso come il futuro dell'ILVA devono necessariamente dare conto alla Lega, e la Lega l'ha detto chiaramente, Salvini, certo, l'ILVA non si tocca. Rizzo. Questa è stata l'affermazione testuale di Salvini. Sulla questione prima che diceva lui della battuta sulla CISL. CISL ha un suo modello sindacale che io non condivido, come dire, ha una sua visione rispetto alla questione ILVA, ripeto, non condiviso dall'USB, però ha una sua visione, certo. Ecco, come ce l'aveva Renzi,
Renzi aveva una sua opinione, una sua visione simile, diciamo, si molto, molto simile rispetto si a può condividere o meno, però alla fine sapevi se era carne o era pesce, no? Poi c'è stato un tentativo finale da parte di Calenda, come dire, vabbè, lì firma, poi ci sono stati altri giochi strani. C'è stato un tentativo finale di andare a chiudere, di probabilmente chiudere. Ma qua lo dico, tra le decine di voci che giravano, poi a un certo punto, come dire, anche oggi io ho il dubbio che forse un fondo di verità ci, poi sarà la storia che ci dirà se era vero oppure no. Anche lì nelle stanze del ministero girava voce che in attesa che il nuovo governo trovasse la quadra, i segnali che arrivavano, diciamo, da qualcuno che stava al ministero era: chiudete perché chi sta arrivando non vuole trovarsi col problema Ilva di fronte. E a un certo punto poi, quando è partito il meccanismo del nuovo governo con Di Maio che non ci convocava, io non nego di aver pensato che a un certo punto chi diceva questo aveva ragione, perché è chiaro che ci siamo trovati in una fase particolare dove ci aspettavamo subito una convocazione da parte di Di Maio per chiarire, no, che cosa si faceva sulla questione Ilva. Invece poi lì abbiamo, come okay, dire, scoperto che siamo partiti dall'inizio, quindi allora, controllo rispetto alle anomalie. Volevo un po', volevo, giusto per arrivare a conclusione, capire un altro aspetto: cosa sarà dell'Ilva? Nel senso che il 15 settembre mancano 45 giorni. Ipotesi, mettiamole in campo. Ipotesi 1A, che credo non si verificherà mai, Di Maio dice basta, chiusura to cur. Impossibile, perché poi si creerebbero immediatamente delle conseguenze inimmaginabili. Chiusura to cur senza alternativa appunto, per il lavoratore. Il sindacato dei lavoratori ecco perché ho detto è impossibile. Prima ipotesi. Seconda ipotesi, nazionalizzazione. Terza ipotesi, che per me è la prima, il signor Di Maio. Terza ipotesi, dicevo, annullamento della gara e teoricamente rifacimento della gara, ma passerebbe un altro anno. Altra ipotesi ancora, la nazionalizzazione. La statalizzazione dello stabilimento, queste sono ipotesi, per me, questa è una mia opinione, ci sarà un'ipotesi. E sto dicendo che va a Mittal, questa è la mia opinione. E sono convinto che alla fine Di Maio, per non avere tutte le rogne che avrebbe e i casini che si verificherebbero con la nazionalizzazione, che non è semplice, dice va bene, diamo tutto a Mittal. Sarebbe una fase, no, dico no, Cassini nel senso una fase, no. E Paisley, che sei do atto a Paisley, no, dicevo, è l'unica di aver... No, dico nelle mure, per nazionalizzare, non è che la nazionalizzi da oggi a domani, no? Cioè ci deve essere una... No, vabbè. Per lui è più facile dare a Mittal e dire vedetevela voi. Diciamo che in una fase, ecco, di commissariamento come si trova oggi Ilva, è molto più semplice nazionalizzare rispetto a, come dire, a una fase di esproprio che è già avvenuta. Però secondo me andrà a finire con Mittal, pannicelli caldi di Mittal, e si va avanti come si è andati avanti. A due soggetti di aver riconosciuto, come dire, perché pure qua si è fatta tanta demagogia sulla nazionalizzazione a Taranto, e l'ho detto prima, lo ribadisco, personaggi che si sono lavati la bocca a nazionalizzazione, vabbè, stile Tarantino. Gli unici due soggetti che hanno sempre detto, ed è paradossale che in questo momento, come dire, viene rilanciata questa ipotesi, che anche per programmare l'eventuale chiusura, la riconversione, devi passare obbligatoriamente dalla nazionalizzazione. Gli unici due soggetti sono stati soggetto, diciamo, un'associazione come Pacelink e Ciccio Nevoli, l'avvocato, che, come dire, da sempre ha sostenuto, quando c'era il dibattito, diceva sì, ma è chiaro che se vogliamo fare quell'operazione bisogna comunque nazionalizzare. E se invece io invece temo, qua c'è stata gente che per anni ancora oggi continua a dire che nazionalizzare, come dire, nazionalizzando, io invece temo, Manna, temo che le irregolarità presunte, no? Le criticità presunte siano così superabili, non tali da comportare l'annullamento dell'aggiudicazione della gara, che Di Maio farà vedere di aver messo Mittal con le spalle al muro, farà vedere che da Mittal avrà avuto risultati in termini di ambiente e di occupazione che nessun governo mai è riuscito a conquistare dal privato,
e quindi si andrà avanti così. Sarà l'ennesima presa per i fondelli, perché è a livello di sicurezza ambientale e, visti i precedenti di Mittal, e di sicurezza sul posto di lavoro, noi saremo al punto di partenza. Però Di Maio a questo punto avrebbe in un certo qual modo trovato la via più facile per uscirsene, facendosi poi ovviamente politicamente male. E per noi tarantini l'agonia, no? il calvario continuerebbe, non sarebbe cambiato nulla rispetto al passato. Io ho questo timore, anche perché i tempi devono essere brevi. Però. Mittallo, sì. E poi ho anche una paura che se viene tolta a Mittal, non viene data a Mittal, e poi ci si apre tutto un discorso di controversie. E di ricorsi e contro ricorsi mai visti, no? Le controversie ci saranno a prescindere. Ti rubo un attimo, però anche qua, cioè, se tu mi dici, se devo scegliere fra quello che ci è stato proposto da Mittal prima e quello che ci proporrà, che sarà migliore, sì, probabilmente è chiaro che io scelgo un accordo migliore. Però Rizzo, torniamo al discorso, banalizzando ed essendo cruenti, il tuo punto di vista, la logica di dire anziché la logica di dire anziché 10 morti accettiamone 5 non va. No. Perché con il sistema Mittal tu vai incontro comunque a rischi. Ma no, ma però sfatiamo un tabù. E ambientali e di sicurezza sul lavoro. Perdonami, togli Mittal, prendi Arvedi, tu avrai lo stesso identico problema, se il tipo di produzione è quello. Cioè, chiariamolo su questo. Certo. Poi con Mittal sarà peggio, perché la multinazionale massimizzerà i profitti, questo è chiaro. Non è che viene a fare, come dire, shopping a Taranto. Però il concetto è uno. Se si pensa di eliminare l'inquinamento con quel tipo di produzione, noi stiamo dicendo, lo dico di nuovo, una grande stronzata. Ci sarà, perché il problema. Allora proprio la tecnica deve essere. La siderurgia è inquinante. Quello che dici tu dovrebbero dirlo anche Confederale. Cioè, però, la siderurgia inquina. Fare acciaio non è produrre profumi. Perfetto, allora il problema vero che Taranto ha rispetto agli altri stabilimenti, l'abbiamo detto 100.000 volte, anzi, non che Taranto ha, che l'Italia. Perché qualcuno poi mi dovrebbe spiegare perché in Belgio le acciaierie dentro la città sono state chiuse e quelle fuori, come dire, stanno a distanza di sicurezza. Negli altri paesi europei. Invece in Italia Piombino è in città, l'acciaieria. Terni è in città. La Ferriera di Trieste è in città. Taranto, ecco il paradosso, che Taranto è dentro l'Ilva, perché sarebbe più corretto dire questo, viste le dimensioni. Allora, ci sono stati errori politici enormi fatti negli anni. Oggi, se devi riparare le strade, quelle sono. E allora, Manna, ci avviamo verso la conclusione. Dicevo, questo futuro, perché io ho timore che ci sia. Perché, vedete, il fatto che Di Maio stia trattando comunque con Mittal, per ovviamente in ambito di una trattativa per ottenere, no, teoricamente le migliori. Riuscire a spillare, tra virgolette, il migliore risultato possibile, no? Però questo mi fa capire che Di Maio un Mittal che dà promesse, che dà migliorie, lo accetterebbe. Io non voglio fare e rispetto al passato non sarebbe cioè poco o nulla cambierebbe. Voglio fare la parte del difensore di Di Maio, però quello che Di Maio oggi sta facendo l'avrebbe dovuto fare Calenda 7 mesi fa. Però la logica del meno peggio non mi piace. No, io scelgo il bene, non il meno peggio. Infatti penso che Di Maio stia riuscendo a far scappare Mittal. Io lo sapete, io l'ho reso pubblico. Ma non penso che Mittal scappi. Io ho reso pubblico la mia opinione. Io alle ultime elezioni non sono andato proprio a votare, proprio perché non ho accettato la logica del male minore. Ma poi, io scelgo il bene. Mittal scappa solamente se gli revocano l'immunità penale. E Di Maio e i parlamentari 5 Stelle, tarantini, che hanno fatto la guerra contro l'immunità parlamentare. Ora cosa faranno? Accetteranno l'immunità penale? Intanto no, intanto sino ad ora io non ho, voglio essere smentito, sino ad ora non ho sentito nessun parlamentare 5 Stelle parlare o anche solo pronunciare immunità penale. Ancora non parlare, si sono battuti contro l'immunità penale. Oggi che sono parlamentari non ho sentito parlare di immunità penale. No, se ci fosse dovrebbero scagliarsi contro. No, se ci fosse, c'è l'immunità penale. Se continuasse a esserci, mi correggo. Ma c'è sì, quindi. Dico, se viene aggiudicata, se Mittal diventa. Dovrebbero fare un disegno di legge. Ecco, allora tu cosa fai? Se Mittal entra. In 24 ore no, dico, se. Appunto, cosa ore. Fai? Si fa in 24 ore un decreto allora, per modificare. Domanda, cosa fai? Viene assegnata definitivamente a Mittal. Tu cosa fai? Continui a lasciare a Mittal l'immunità?
penale? Non tu. Sì, sì, sì. Lo, tu governo. Preso. È imbarazzante la cosa. È abbastanza imbarazzante, anche perché anche se la magistratura in questi anni è stata assolutamente bloccata, la sua azione è stata bloccata proprio dai decreti, probabilmente non voglio fare insomma la palla di Maurizio di Cristallo Motta, però penso che ci potrebbe essere qualche ulteriore intervento della magistratura che possa intervenire e dire attenzione, questo decreto è incostituzionale. Io sono rimasto, e se salta l'immunità io finale, sono rimasto stupito dalle dichiarazioni della magistratura tarantina. Beh, quando ha detto che i punti, che 40 punti dell'AIA, sì, su 42, mi corregga, sì, quei 40 sui 42, cioè come dire, che vanno ad ottenere, come dire, Taranto è la capitale della legalità in cambio ambientale. Non mi è simpatico, no, però ma non è colpa della magistratura, ho capito, però quando uno sente queste cose dice vabbè, allora tutto, come diceva prima Irene Lamanna, tutto quello che si è mosso dal 2012 a oggi è stato solo sensibilizzazione della coscienza, ma i fini pratici, i morti nello stabilimento c'erano e purtroppo si sono susseguiti, ritorniamo sempre allo stesso punto. E idem il mese scorso della tutela ambientale. Il PM Buccoliero ha chiesto l'archiviazione di indagine sulla diossina al Tamburi, aveva identificato il reato, identificato il responsabile, ha dovuto chiedere l'archiviazione per effetto del decreto Renzi del 2015. Sì, perché ci sono dei paletti. Non per è colpa cui, del PM Buccoliero. No, però è chiaro, se tu mi dici che in area di rigore si può fare la lotta libera, si può prendere a calci l'attaccante e non c'è il rigore, non c'è l'espulsione. Quindi, se saltano non questi decreti e qualcuno dice il decreto è incostituzionale, salta allora, via l'immunità penale. Siamo al momento della conclusione, sicuramente prossimo incontro sull'Ilva lo faremo a settembre o in prossimità della decisione finale o subito dopo, e vogliamo scommettere, vogliamo ipotizzare, Rizzo, per lei cosa succederà, cosa farà Di Maio il 15 settembre? Beh, per come si sono messe le cose adesso, Avvocatura dello Stato, annullamento della gara, nazionalizzazione, perché si deve pronunciare entro 30 giorni, non sulla stabilimento, e poi lì sì che il governo, come dire, secondo me si apre un'altra fase con la garanzia occupazionale, perché non dimentichiamo tra l'altro che quello che bisogna evitare in questa città è quella, come dire, di continuare a perdere reddito, perché è una città tra l'altro che ha sempre una caratteristica che a me piace ricordare, è una delle pochissime città credo in Europa che invece di aumentare come numero di abitanti continua a decrescere. Manna, la sua ipotesi. Io copio in collo che poi accusano di moda. Finisce. Copio in collo il messaggio di Rizzo e aggiungerei anche cade il Consiglio Comunale e torniamo a votare. No, quello non cade. Sai perché non cade? Perché la maggiore sicurezza di Melucci, la maggioranza di Melucci non è nella maggioranza cosiddetta, ma nell'opposizione. Nessuno dell'opposizione se ne vuole andare a casa, nessuno, e le stampelle al momento del bisogno arrivano dai banchi dell'opposizione. Statevi tranquilli che ci dovremo tenere Melucci altri 4 anni e così i 10 anni di palude stefaniana si continueranno con 5 anni, con altri 4 anni di palude palude appunto melucciana. Posso dirti una cosa? Allora, se Melucci, come dire, si comporta continua a comportarsi così perché al tuo convegno USB ha dimostrato vicinanza alla città, sì, non è che lo vogliamo linciare, al tuo convegno aveva dimostrato tutta la vicinanza alla città, ora è cambiato qualcosa, non è ma uno che mi viene a dire, e io l'ho appoggiato, la battaglia che stava facendo per l'Ilva, questa città è stata stuprata, la vicinanza con Emiliano faceva vedere, poi alla fine ha rotto con Emiliano, si è sposato con Calenda e ha avuto il sindaco il peggior industrialista possibile. Ma Ciccio Bello non c'è più. Calenda, Ciccio Bello non c'è più. Potrebbe essere Melucci l'altro Ciccio Bello, o no, Ciccio Brutto. No. Questa è la ruba da me, perché il primo Calenda, Ciccio Bello, stato io, quindi il copyright è il mio. Va bene, allora la previsione sull'Ilva? La previsione sull'Ilva è che salta questa gara. Io invece dico che l'avrà Mittal, così Di Maio farà meno fatica. Ma se l'avrà Mittal ci trova a noi davanti. Però intanto... E poi quest'estate sarà un'estate... E penso che trova anche l'USB davanti, sicuramente. I parlamentari tarantini invece saranno, dei 5 Stelle, saranno a mare, beati loro. Va bene, e allora ringraziamo Irene Lamanna che ci ha lasciato in quest'ultima parte.
presidente dell'associazione Taranto Turismo, titolare di questa struttura, e quindi la ringraziamo per aver messo a disposizione nostra il B&B Albergo La Manna. Ringraziamo Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, ringraziamo Luciano Manna, rappresentante di PeaceLink. Ora andiamo in pubblicità, al rientro una nuova parte di Polifemo, perché noi non vogliamo solo denunciare ma anche costruire, vogliamo valorizzare quelle eccellenze, quelle risorse del territorio, quelle iniziative che permettono di fare marketing, di fare crescere il territorio. Ci sposteremo alla terza, anzi a Taranto, alla presentazione della 40ª sagra dell'arrosto di La Terza. Sono previsti per domenica 5 e lunedì 6 qualcosa come 10.000 visitatori da tutta la Puglia e non solo. È un modo per far crescere Taranto, per far sì che non ci sentiamo dire Taranto è la città dei veleni, Taranto è la città dell'Ilva. Allora ben venga le iniziative nel settore del mare, nel settore dell'agricoltura, nel settore dell'enogastronomia, nella valorizzazione del territorio. Beati quei comuni che hanno i sindaci vicini al territorio. Pubblicità e al rientro la 40ª sagra dell'arrosto di La Terza.